Ciao ragazze, ultimamente ho visto nei vari gruppi che sta andando un po' questo nuovo effetto che viene fatto con la pellicola. Sinceramente non so il nome di questo effetto, però ve l'ho fatto vedere nel mio gruppo e mi è stato richiesto il tutorial, quindi ve lo faccio vedere anche se non ho ancora ben capito se mi piace. Allora, questo è un effetto che va fatto sotto bombatura. Questo perché la pellicola va a creare dello spessore e quindi noi dobbiamo andarlo a camuffare con la bombatura. Come base però ho steso un colore nero, questo perché almeno secondo me riesce a rendere, diciamo, migliore, come dire, fa risaltare meglio le venature una volta che si va ad applicare il pigmento, perché appunto aiuta a farlo diventare più scuro. Oddio, capitemi, però quindi provate a mettere il nero sotto che viene meglio. Ecco, allora, dopo aver applicato il nero e catalizzato, andiamo a fare una passata di costruttore. E prima di andare in lampada, prendiamo un po' di pellicola da cucina. E ce l'appoggiamo sopra delicatamente, facendo aderire su tutti i lati, ma non schiacciando troppo. E cosa importante, andiamo in lampada con tutta la pellicola. Usciti dalla lampada, vediamo che la pellicola verrà via facilissimissimamente e abbiamo ottenuto queste striature appunto sul nostro nero. Adesso andiamo a prendere un pigmento, potete utilizzare quelli da make up che trovate quindi ad esempio anche da Kiko, oppure questo è di Aglia, oppure se li trovate dai cinesi, i pigmenti che volete. E lo andiamo a appoggiare quindi sull'unghia con un pennello a ventaglio, con un pennello da make up come questo, e lo mettiamo appunto su tutta l'unghia. Dopodiché ho fatto la bombatura sopra, sistemato, limato e aggiunto questo cuoricino oro. Questo è il risultato. Questo è con un altro colore. Volevo farvelo vedere anche negli altri due colori che l'ho provato, perché allora questo è con l'argento, questo è con il verde Tiffany. Come vedete il risultato è molto più carino con pigmenti più scuri. Vabbè, è anche vero che sotto a questo non ho messo il nero, però secondo me con i colori più scuri viene molto meglio. Niente ragazze, fatemi sapere se vi piace. Un bacione e al prossimo video. Ciao!